Bergati al termine di Mariano 2 e Sant'Angelo 1. Mister, qual è l'analisi della sconfitta di oggi? Analisi che la partita dovevamo chiudere nei primi 20 minuti, non sono stati bravi a chiuderla, e siamo passati in vantaggio, abbiamo avuto altre 3 o 4 clamorosissime occasioni, la palla sembrava che non voleva entrare, ma già in altre partite ci è successo che la palla non voleva saperne di entrare. Nel secondo tempo abbiamo poi avuto ancora quell'occasione clamorosa per pareggiarla dopo che saremmo arrivati sotto, che è una nostra abitudine andare sotto e poi recuperarle, ma non sempre quando vai sotto puoi riuscire a recuperare la partita, soprattutto quando mancavano pochi minuti, la lucidità era meno, però oggi è stata una prestazione sottotono, anche se credo che abbiamo creato 10 palle gol, perciò in una partita sottotono va bene, ma abbiamo creato 10 palle gol e non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo fatto. Il calcio è un gioco terribile, è un gioco straordinariamente competitivo, non c'è mai una partita scontata dall'inizio, ma lo vediamo a tutti i livelli. Io sapevo che era una partita difficile, in più oggi forse ce la siamo complicata anche un po' noi, ma queste cose qua succedono, il campionato è apertissimo, adesso non so cosa hanno fatto le altre, ma a 9 partite dalla fine credo che il campionato sia ancora molto lungo e ne vedremo delle belle. Falenghese ha pareggiato 0-0, il Lemine ha vinto 1-0 e si avvicina. L'abbiamo detto tante volte, non era finita se fossimo passati i primi da soli, non finisce oggi che siamo a meno 1, ci sarà da battagliare per le successive 9 partite e saranno tutte partite così, perché ci sono squadre che si devono salvare, ci sono squadre che devono vincere, certo. E quindi è sempre più complicato. Sì, arrivavamo da una serie da 17 risultati utili consecutivi, ci tenevo oggi a fare un risultato utile perché sarebbe stato il 18esimo ed era il mio record, mi sarebbe piaciuto, però queste partite esistono nel calcio, lo sappiamo, non posso neanche parlare di una controprestazione perché in realtà abbiamo creato tanto, è mancata quella determinazione che normalmente determina i risultati con la nostra squadra, che è capace di andare a vincere in situazioni difficili, e di situazioni difficili ne arriveranno ancora tante, ci sarà da divertirsi. Il nostro pubblico ha salutato i giocatori esattamente come se avessimo vinto la partita, ed è giusto così, perché bisogna spendere una parola per questi ragazzi che fino ad oggi erano riusciti a non mollare veramente niente. Questa è la terza sconfitta dell'anno, perché ricordiamoci che noi siamo primi con 2 punti di vantaggio dello Falenghese, il campo è quello, dice quello, e pertanto ricominciamo domenica lavorando e lottando con le nostre armi, che sono tante, e mettendo qualcosa di speciale, perché senza cose speciali non si vince. Grazie mister, e a domenica prossima.